Allora, sull'architettura sono d'accordo, sugli NPG purtroppo non ci ho fatto caso, ci farò caso. Un po' di più, Fabio. Che carina, Jill, sì. Nostra amica di infanzia. Abbiamo scoperto che è Shiva, la dominante di Shiva, incredibile. Cosa vedete? Eri te, Fabio? Rosaria, it's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass. Ah, l'hai detto te, Landone, che l'hanno nerfata Shiva. It's just as I remember it. You haven't been back either. Mi hai fatto I morire, couldn't. Landone. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You'd get beheaded just being a deserter. The only way out was on a mission. I see. Beh, anche allenato ogni tanto tira fuori delle. Anche allenato ogni tanto tira fuori delle cose un po' strane. Afraid to go back. Delle battute un po'. I know. But I'm here now. Colonne sonore sono stupende. Thanks to you. We should press on. Cucciolo. Il modo più carino per dire che sei. What? 14 ore? Sì. La nostra fede fa il conto. Della Fenice. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Ma vedremo anche Jill in azione, perciò. Guarda che ha una bella spada. Allora, onestamente Sid non sono riuscito a vederlo bene in azione quando era ora di combattere, perché è molto frenetico comunque i combattimenti. Vai! Ok, livello 19. Vediamo la signorina come si comporta. Non mi voglio far cambiare. Allora, i combattimenti sono un po' lunghi, a meno che siano tutte le bastarde, non so. Oh, chi è che si può? Che brutti! Maschera. Sono veramente brutti sti cosi. Sì, lui, ok. Notte, notte, sì. They never finished building the bridge then. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. Goblins. Yeah.
Aio, troppo presto. Alcuni schivate e tendo a fare troppo presto. Adesso devo darlo. That'll help. My wounds, boy. Get the hole you've got, boy. No, via, 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 via. Jill, va via, va via. Cosa fai, Jill? No, no, però io. Io sto subendo parecchio. Il problema è che alcuni attacchi non sono, una volta iniziati, giustamente non può. Non ho accennato e parlo sempre di cibo. Mia cara Gabri, ma sei in live qua con noi da tutto questo tempo e hai fatto la partita con me? Non è che anche tu hai fatto 14 ore di live, mi sa. Sì, è più presente? Ho sempre pensato. Un nemico un po' grosso, un po' impegnativo, ma va bene. Un po' di farming, un po' di esplorazione ci sta, secondo me, no? Che dite? Oi! Here, you couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. And just when I thought my luck had dipped. Better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here! You understand me, don't you? These blasted birds must have caught whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. And it was funny, late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart undone. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Fine. That's the spirit. All right. Here. Ok, dobbiamo semplicemente trasportare un oggetto, no? I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along. Be off with you then. And... Pennuti. Oh, dunque ho capito che adesso devo chiamarli pennuti. E non con un altro nome, perché altrimenti a quanto pare. Cambia il gameplay, vabbè, è tutto diverso, gameplay, ok? L'esplorazione è zero, non c'è possibilità di esplorare. Colonne sonore e anche le colonne sonore, tutto sommato qualcosa ricorda e sono comunque fatte molto molto bene, perciò non si può assolutamente lamentare per nessun tipo di motivo sulle colonne sonore, attenzione. Però sì, hanno un tono un po' diverso rispetto alle solite di Final Fantasy, no? Però anche nel vecchio Final Fantasy 7, nel Final Fantasy, no, scusa, non sento 7, la crudeltà non mancava, dai. Allora, hai ragione, e c'erano anche delle parolacce, e c'era anche della cattiveria, ma... Sì, però qua l'ho vista un po' di più, secondo me è un po' più incendio. Poi, se noi guardiamo anche Final Fantasy 7, era censurato, c'erano le parolacce di Sid e di Barrett, erano tutte censurate, no? Poi le ambientazioni per l'appunto più fantasy medievale,
Qua si parte con tantissimi scontri con Aegon, che sono praticamente i summon. Ti danno già la possibilità di vedere i summon già proprio durante i primi minuti del gioco. Durante il primo video iniziale già si vedono veramente alcune cose che dici wow, cioè sui Final Fantasy queste cose qua, no? Sei abituato a vederle molto molto più avanti, no? I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? Ok, lì c'è una missione secondaria. Andiamo dalla missione secondaria. Poi differenza molto molto grande è anche nella scelta degli oggetti. Gli oggetti erano molti di più nei vari Final Fantasy. Qua la pozione ti cura cos'è, del 20%, che comunque è tanto. Poi non ero proprio tutto così, aspettate. Se vado sotto la voce oggetti, cura un 20%, poi c'è 40% infuso, cioè secondo me non vedremo così tante pozioni, così tanti oggetti quanto eravamo abituati nei vari Final Fantasy. Il farming è stato ridotto secondo me. C'è un serpente nero su Final Fantasy? No, che io sappia no. Allora, il mio Final Fantasy preferito è Final Fantasy VII, perché ho iniziato con Final Fantasy VII e è sicuramente il mio preferito. Non si discute sotto questo punto di vista, però sono dell'idea che forse c'è tanto anche il fatto che è stato il mio primo e mi ha fatto cambiare. Diciamo, prima di Final Fantasy VII giocavo a tutti i videogiochi. Indistinte, cioè no, non facevo distinzioni, giochi di picchiaduro, giochi di macchine, qualsiasi tipo di gioco. L'importante è che si poteva giocare. E invece dall'arrivo di Final Fantasy mi sono più orientato verso questo tipo di giochi. Enzo, bannalo. Ok, sì, decisamente non divertendemi, caro. Allora, in ogni caso, adesso noi stiamo semplicemente. Sto approfittando di l'esplorazione, approfittiamo dell'esplorazione perché non abbiamo avuto modo di esplorare tanto finora, perciò non è male. Sì, possiamo vedere un attimino cosa c'è da offrire. Però, per l'appunto, non aspettatevi nulla, no? Infatti, anche da Final Fantasy X in poi hanno ridotto l'esplorazione tantissimo, Final Fantasy X compreso. Purtroppo è andato tanto tantissimo a calare questa cosa qua, no? Oh, bene, bene, bene. Ma sì. Se si ha una buona capacità di schivata, voi potete tranquillamente. Questo gioco è molto carino perché non serve neanche farmare. Cioè, se siete bravi a giocare, potete semplicemente finirlo molto facilmente. Però non è come un. Non è come un. Che ne so, un Dark Souls, un Elden Ring, che per l'appunto sono molto difficili, che per l'appunto. Che per l'appunto il farming vi aiuta tanto a progredire, no? Oh no, 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 no! Venite a casa mia, ve la cucino volentieri. Mia cara, ma mi sa che non siamo poi così vicini. Mi sa che c'è più un problema. Mi sa che c'è più un problema di. Oh, abilità finale, 2 stelle. Cerco sempre di finire il combattimento con l'abilità perché mi dà più punti. Non so onestamente quanto sia utile questa cosa, però credo che un pochino a lungo andare possa essere utile. Però, anche se devo dire che sto subendo fin troppi danni. Mutual friend is learning the hard still. I got my wares, and that's all that matters. Allora, la nostra Jill che è con noi,
Adesso stiamo andando con la nostra Jill, la nostra amata, se così lo possiamo chiamare, con lei, la signorina Jill. Stavamo andando e ritornando a casa a parlare con Marta. Jill è al potere dell'icon di Shiva, di ghiaccio, invece noi quello di Ifrit. In teoria puoi switchare PG pure qui per fare combo. Anche su Final Fantasy. Se mi prendo la fascia normale, non mi muovono. Da come lo giochi tu è bellissimo. Grazie, mio, grazie. Però il gioco è bello di suo. Poi dopo non tutti può piacere. È un genere diverso da quello magari da Excuse tanti me, altri. would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed, if you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rose area. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the militia's way. Gav said you might be able to help us. Follow me. No, mi caro Fabio, neanche io ho ancora mangiato un gelato e c'è una gelateria molto valida Sorry for proprio vicino before. a casa. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. Ok, non vi He sto said they were doing the job, leggere tutto, and he hasn't come back. Comunque Do dovremmo. you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him and make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. Ok, va bene, You see dobbiamo why Sid's got such riparare a questo soft spot ponte. for you? If you could, I'd be in your debt. E aiuteremo, visto che hanno qualche She problemino said con that he went la out on a job. riparazione di questo ponte. Right. He went down into the marshes to check on another bridge, the one by the fallen gate. Abbiamo visto The diversi marshes were nemici dangerous at qua. the best of times. Esatto, We le should hurry. paludi sono There's a pericolose. ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you, and that he's wanted at the bridge to Eastpool. Sopralivellato e scappiamo. No, no, va bene. Questa è la prima volta che le vediamo. Oh, questa anche un'altra creatura, l'Adamant. Oh, ok, Adamant. Questa è famosa per essere molto molto resistente, questa qui. Ok? Per chi ha già giocato Final Fantasy. Vediamo se sarà così resistente. Da, troppo presto. Torgo. No, non posso diventare Ifrit. Purtroppo non posso diventare Ifrit.
quella cosa lì è limitata per alcune fasi della storia. Anche perché sennò rischierei di distruggere la città ogni 3x6. Cioè ogni secondo, oppure... Oh. Sarebbe stato bello, stupendo, cioè, però forse è un po' troppo semplice. Niente, niente level up. La prossima volta però conviene evitarlo, anche perché comunque era tranquillamente evitabile di fare il combattimento con questo nemico. Perciò mi sto semplicemente rendendo la vita più difficile. There he is. Hold on, we're coming. Vedete, questa skill qua mi può curare, ma non mi cura, perché è, per l'appunto, i punti vita non sono lampeggianti, solo quelli lampeggianti. Dove spara? Ah beh, perché era morto. Sì, ho, cuffie, dici perché non bevo più? Ma perché... Non mi sapevo regolare, non mi sapevo regolare, esageravo. Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're bad. E poi tanto non fa bene. I am. Oh, il carpentiere. My name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around, I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. Well, I best go and give my regards to the landlady then, hey? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Okay, questo... Questo discorso che hanno appena avuto sembrava poco naturale, a dire vero. Sembrava tipo due robot che stessero parlando l'uno con l'altro. Sono l'unico che ha avuto questa sensazione. Ah, the trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. Oh. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. Ok, già meglio. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha mine, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right. And she'll have her bridge back soon enough. We will. Okay. Bene, comunque questa qui, diciamo, è un po' un'interruzione alla storia, ok. Ricordiamo che le missioni in rosso sono giustamente le missioni principali, perciò questa qui faceva parte di una missione principale. Lì c'è un oggetto. Oh, guarda lì, c'è un draghetto là in fondo. No, non è un draghetto. Non mi sembra che sia un mostro che abbiamo già affrontato, eh. Ah, non ci posso andare. Ok, va bene. Guarda che bella cascata, che bel posto. It was good, honest work building the aqueduct. Back when we had proper leaders. Ah, you're back. What happened? We did. He's fine. And he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Oh, well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted.
Enzo, non dovresti più vedermi qui in chat. Sappi che me ne sono andato come avrei sempre voluto, mangiando. Ti mancherò, ma no, Landone, no. Allora, no, non lo gioco in italiano perché penso che l'inglese sia. E poi è l'inglese British, mi piace molto di più. Credo che si adatti di più. Credo che si adatti di più all'ambiente. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes, there were more of them when we were young, far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflam. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late. Ok, comunque questo tema ha smorzato tanto il tono del gioco, eh? Nowadays they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well. Questa secondo me è la fase del gioco che è un po' più tranquilla rispetto a tutte le altre. Vediamo se si movimenta finalmente. Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. A boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, aye. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, he weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Beh, la bocca comunque espressiva, eh? Unbelievable, isn't it? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwyn's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Secondo me la bocca è molto molto espressiva e poi comunque per l'appunto cambia in base a quello che sta dicendo. Segue proprio. Since you're not drinking, do me a favor and take that to the Abbey. There's a darkness. The heart of this world, and I'd have you see it. Buonanotte, mia cara. Grazie tantissimo di essere stata qua con noi. Grazie tantissimo, mia cara scintilla bianca. Notte, notte. Poi immagino che è questo qui è anche un momento un po', come dicevo, che proprio il più tranquillo che abbiamo vissuto su Final Fantasy XVI. Tell him Martha sent you. And he'll show you what I mean. Understood. I knew that children were tested. That a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed. To be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. Bravo, mio caro. Ma no, Dennis, ma vai tranquillo. Prima volta che fai l'urk, chiedi scusa addirittura, addirittura scusa, ma grazie tantissimo, mio caro. Sì, è un'abbazia. Abbey. I'm afraid the abbey is not open for public prayer. May Grigor go with you. We came to offer a donation from Martha. (Sighs)
I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Help me for the pain. I beg you. The light. It fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. Okay. To the extent that I can, for the time they have left. Hanno tipo una malattia o qualcosa. The curse has taken them. All of them. Sono tutti maledetti. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that. But we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. Se la vedono brutta qua. When next you see Martha, pray tell her that two more have succumbed.